Buona serata, apriamo l'appuntamento con il TV Giornale di Telestense. Tra le notizie di questa sera parleremo della capitale italiana alla cultura del 2018. Comacchio non ce l'ha fatta, ma è arrivata tra i primi cinque. A vincere è stata la città di Palermo. E poi ancora vi daremo dettagli sulla cronaca del tifoso Spallino denunciato a Vicenza e parleremo anche di turismo, in particolare quello dello scorso anno è stato da record per l'Emilia-Romagna. Cominciamo però dalla Carife, perché è stato raggiunto nel pomeriggio l'accordo tra vertici e sindacati per la verifica del numero di esodi incentivati. Saranno 334 dipendenti che lasceranno l'istituto cittadino, mentre altri 24 hanno chiesto di passare ad un part-time. Un alleggerimento che dovrebbe ora permettere l'acquisizione di Carife da parte di BPER, ovvero la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. Vediamo. 334 persone, 4 in più rispetto al 27 gennaio, sono i dipendenti che tra aprile e dicembre usciranno definitivamente da Carife. A questo numero poi si devono aggiungere anche 24 dipendenti che passeranno ad un part-time, altro passaggio utile all'azienda per ridurre il costo del lavoro. È quanto deciso nell'accordo tra i vertici dell'Istituto Cittadino e sindacati, sia locali che nazionali, siglato in maniera definitiva dopo un incontro durato alcune ore. Una partita che si è chiusa dopo non poche sofferenze e che dovrebbe permettere ora l'acquisizione di Carife da parte della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. È stata una procedura molto difficile e faticosa che ha comportato un grande sacrificio per i lavoratori, ha sottolineato Maria Teresa Ruzza dell'UILCA Nazionale. Dopo questa fase molto pesante, auspichiamo che ci sia ora la possibilità per i colleghi che restano in azienda di raggiungere, con un nuovo datore di lavoro, la tranquillità di poter lavorare al meglio con l'obiettivo. Perché forse ho sbagliato una riga, scusami. Cioè, tanto faccio prima rileggio, tanto siamo solo all'inizio. Ah, ecco, ho capito perché non mi tornava. Cioè, perché non mi tornava una parola che infatti. Ma non preoccuparti, l'ho letto. Ma no, perché sai cos'è? Sai che a volte basta scrivere. Buonasera, apriamo un nuovo appuntamento con il TV Giornale di Telestense. Questa sera tra le notizie parleremo della capitale italiana alla cultura del 2018. Comacchio non ce l'ha fatta, pur essendo arrivata comunque tra le prime cinque. Il premio, il titolo, diciamo, se l'è aggiudicato la città di Palermo. E poi ancora entreremo nella cronaca del tifoso Spallino denunciato a Vicenza, ma parleremo anche di turismo record nel 2016 nella nostra regione, quindi in Emilia-Romagna. Apriamo però parlando subito di Carife, in particolare perché è stato raggiunto nel pomeriggio l'accordo tra vertici e sindacati per la verifica del numero degli esodi incentivanti. Saranno 334 i dipendenti che lasceranno l'istituto cittadino, mentre altri 24 hanno chiesto di passare ad un part-time. Un alleggerimento che dovrebbe ora permettere l'acquisizione di Carife da parte di BPER, ovvero la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. Vediamo il servizio. 334 persone, 4 in più rispetto al 27 gennaio, sono i dipendenti che tra aprile e dicembre usciranno definitivamente da Carife. A questo numero poi si devono aggiungere anche 24 dipendenti che passeranno ad un part-time, altro passaggio utile all'azienda per ridurre il costo del lavoro. È quanto deciso nell'accordo tra i vertici dell'Istituto Cittadino e sindacati, sia locali che nazionali, siglato in maniera definitiva dopo un incontro durato alcune ore. Una partita che si è chiusa dopo non poche sofferenze e che dovrebbe permettere ora l'acquisizione di Carife da parte della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. È stata una procedura molto difficile e faticosa che ha comportato un grande sacrificio per i lavoratori, ha sottolineato Maria Teresa Ruzza dell'UILCA Nazionale. Dopo questa fase molto pesante, auspichiamo che ci sia ora la possibilità per i colleghi che restano in azienda di raggiungere, con un nuovo datore di lavoro, la tranquillità di poter lavorare al meglio con l'obiettivo di un rilancio dell'economia locale, ha concluso la sindacalista della UIL.
L'alleggerimento di organico di Carife, che vede così diminuire i dipendenti dai circa 900 agli attuali 550, ora dovrà passare per atti precisi come le firme per entrare nel fondo di solidarietà e le formalizzazioni delle dimissioni. Il prossimo 20 febbraio ci sarà un altro incontro azienda-sindacati per verificare gli aspetti applicativi dell'accordo. Ora l'attesa è per la prossima settimana con il CDA di Biper per la definizione dell'acquisizione di Carife. Secondo alcuni analisti finanziari, l'Istituto di Credito di Modena, con la possibilità di acquisire la Cassa di Risparmio di Ferrara e una possibile fusione con il Credito Valtellinese, avrebbe ampi margini per correre in borsa. Queste dunque le ultime su Carife, ma adesso parliamo di Palermo, che è la vincitrice del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2018. La proclamazione si è tenuta oggi pomeriggio al MIBACT, con notizie tuttavia molto positive anche per Comacchio. Le vediamo nel servizio. Palermo è stata proclamata Capitale Italiana della Cultura 2018. La comunicazione è avvenuta alla presenza del Presidente della Commissione, Stefano Baia Curioni, e del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo, Dario Franceschini, nella Sala Spadolini del MIBACT. Il voto è stato unanime. Oltre a Comacchio e alla vincitrice Palermo, la rosa delle 10 finaliste comprendeva Alghero, Aquileia, Ercolano, Montebelluna, Recanati, Settimo Torinese, Trento, Erice e Comuni Ericini, frutto di una prima scrematura su 24 candidate. La vincitrice riceverà 1 milione di euro dal MIBACT per realizzare il progetto presentato, oltre all'esclusione dal vincolo del patto di stabilità dei fondi investiti. Intanto il sindaco di Comacchio Marco Fabbri ha commentato a caldo la proclamazione, sottolineando tuttavia un ottimo piazzamento per la cittadina lagunare, che si sarebbe collocata nelle prime 5 posizioni. La cerimonia è stata molto entusiasmante, è un sogno fantastico, anche perché insomma dalla proclamazione abbiamo capito tra l'altro che siamo arrivati tra le prime 5, perché il ministro, proclamando Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, a cui va tutto il nostro sostegno, ha insomma menzionato come nella short list ci fossero tra le altre Comacchio, Trento e Settimo Torinese e un'altra città di cui non mi ricordo, per l'emozione. Quindi è un'emozione fortissima. Il nostro progetto culturale naturalmente non finisce qua, perché grazie a voi, e io vi ringrazio ancora una volta per le emozioni che ci avete dato, per la voglia, per lo spirito e per il clima che ci avete fatto sentire oggi, la vicinanza con questo abbraccio e con qualche palca sulle spalle, come ho sempre detto, ci avete e vi siete sentiti finalmente grandi, quindi ve lo meritate. Un abbraccio a tutti, è stato fantastico e ci vediamo naturalmente presto a Comacchio per proseguire questo sogno, perché è un sogno che non finisce oggi. E da Comacchio ci spostiamo di poco, andiamo a Lago Santo in particolare, perché arriva anche in regione con una interrogazione della Lega Nord la protesta dei sindaci dei 5 comuni del Basso Ferrarese, che in conferenza socio-sanitaria e territoriale hanno bocciato la riorganizzazione ospedaliera a partire dal ridimensionamento dell'ospedale di Lago Santo. Vediamo. Sospendere immediatamente la chiusura del punto nascita dell'ospedale del Delta è quanto chiesto dal consigliere regionale della Lega Nord Alan Fabbri con una interrogazione alla Giunta dell'Emilia Romagna, con la quale chiede anche come la regione valuti le preoccupazioni di alcuni comuni del Ferrarese sul depotenziamento progressivo e lo svuotamento di funzioni dell'ospedale di Lago Santo e come intenda darvi risposta. Arriva infatti in Viale Aldo Moro la protesta dei 5 comuni del Basso Ferrarese, Lago Santo, Comacchio, Codigoro, Mesola e Goro, registrata nel corso della recente conferenza sociosanitaria territoriale che si è tenuta in Castello Estense. I 5 sindaci hanno manifestato la loro preoccupazione e hanno bocciato le linee di indirizzo della riorganizzazione ospedaliera ferrarese. I sindaci di questi comuni temono un ulteriore svuotamento di funzioni, competenze e servizi dell'ospedale del Delta a danno della comunità locale, ha spiegato il consigliere della Lega Nord, che al depotenziamento progressivo dell'ospedale di Lago Santo aggiunge anche le difficoltà nelle quali è costretto ad operare il suo personale medico e ambulatoriale.
Per Alan Fabbri la situazione logistica inoltre è inconciliabile con la tempistica lavorativa, alla quale si aggiungono, sempre secondo il consigliere del Carroccio, carenza di organico, penuria di apparecchi medicali e mancata manutenzione dei letti ospedalieri. Senza dimenticare, aggiunge Fabbri, la precaria viabilità del territorio del Basso Ferrarese. Da Ostellato a Goro fino a Mesola non favorisce, conclude Fabbri, lo spostamento dei cittadini presso strutture ospedaliere distanti. A questo punto torniamo ad occuparci delle celebrazioni della Giornata della Memoria. In particolare parliamo di far conoscere l'impegno della Guardia di Finanza, i cui militari salvarono molti profughi ebrei e perseguitati. Era questo l'obiettivo della mattinata, molto partecipata soprattutto dalle scolaresche, organizzata presso la Biblioteca Ariostea, appunto in occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria. Li vediamo. Un folto pubblico di ragazzi e tante autorità per ascoltare le storie, ancora poco note, di tanti salvataggi, spesso a costo della propria vita, che hanno avuto per protagonisti giovani finanzieri. Questa mattina presso la Biblioteca Agnelli di Ferrara si è tenuta infatti una conferenza proprio per ricordare l'impegno delle Fiamme Gialle nel salvare ebrei e perseguitati. Quest'anno, come avete visto anche dalle altre manifestazioni, abbiamo dedicato molto a chi ha salvato, a chi a rischio e pericolo proprio della propria incolumità ha salvato molti perseguitati ebrei e non solo. La Guardia di Finanza, che operava soprattutto ai confini, quindi ai confini con la Svizzera, è riuscita a far passare e quindi salvare moltissime famiglie, moltissimi uomini e donne ebrei, proprio facendoli passare il confine. Anni fa abbiamo cominciato a lavorare su proprio l'aiuto che la Guardia di Finanza ha dato ai perseguitati, e abbiamo trovato, io oggi parlerò di alcuni ferraresi, per esempio il maestro Vittore Veneziani, a cui però, è dedicata l'Accademia Corale Veneziani, insieme al fratello fu salvato dalla Guardia di Finanza. E poi leggo che mi vengono in mente i nomi, perché ma anche Lina Bassani e Ferruccio Ravenna, Adolfo Anau, furono salvati dalla Guardia di Finanza, e noi stiamo cercando di ricostruire, per quanto riguarda la storia locale, la storia, perché quando hanno un volto uomini e donne salvati, lì capiamo. In particolare oggi presentiamo anche la storia di uno di questi finanzieri, il maresciallo Boetti, che è stato recentemente insignito di un medaglia d'oro al merito civile proprio per aver rischiato la propria vita e aver condotto alla salvezza molte di queste famiglie. Proprio oggi sarà presentato un libro edito proprio dal Museo Storico del Corpo, in cui si narrano le vicende di questa famiglia. Abbiamo anche la fortuna di avere i familiari di questo maresciallo proprio con noi oggi, quindi per noi è un importante riconoscimento e anche un'occasione per dare la luce e riscoprire i contributi sconosciuti di questi militari. E proprio le figlie di Paolo Boetti, accompagnate dalle proprie famiglie e anche dai nipoti, ci hanno raccontato come grazie a questo libro loro stesse abbiano scoperto che cosa il proprio papà aveva fatto e anche i terribili mesi vissuti dopo essere stato catturato. Li sentiamo. Salvava gli ebrei e i perseguitati, per questo è stato catturato, torturato senza mai fare un nome, poi portato in un campo di concentramento dove è rimasto per 11 mesi. È una storia drammatica quella di questo valoroso finanziere, che nemmeno le sue figlie e sua moglie sapevano, e che grazie al libro a lui dedicato dal titolo 21 giugno 1944, destinazione Mauthausen, oggi molti possono finalmente conoscere. Il libro è stato presentato questa mattina dal comandante del Centro Studi Storici e Beni Museali della Guardia di Finanza, Gerardo Severino, che lo ha curato e che così alla sua famiglia ha restituito un pezzo importante della propria storia. Noi eravamo piccole quando lui è tornato dalla prigionia e abbiamo pochi ricordi. Adesso mia sorella è un po' più, ha qualche anno più di me, ma anche lei ricorda. Di grandi ricordi non ne ho neanch'io, però ricordo quando è tornato, che era quasi riconoscibile. Ecco, l'ho visto entrare in un corridoio oscuro, tutto nero, magro, insomma. Non era irriconoscibile, ecco. Però dopo, passando col tempo, abbiamo dimenticato tutti quel periodo, e credo anche il babbo. Sì, lui non ce ne parlava da più grandine, una volta sola mi ricordo, ma i ricordi erano troppo crudi, troppo brutti, visto che noi ci siamo messi a piangere, anche lui, anche mia mamma, e il babbo disse non ne parliamo più, perché erano cose
nel campo di concentramento, la vita era terribile, tutto quello che aveva passato, ai lavori forzati era stato messo. Cosa vuol dire per voi questo libro? Ha una grande emozione, guardi, mentre io le parlo ho la pelle d'oca, mi sento proprio dei brividi lungo la schiena, è una cosa molto grande. È anche molto bella sapere, anche se è tardi, però sapere quello che ha fatto per noi è un motivo d'orgoglio. Ma che anche se non conosciamo delle persone come sono, è importante fare di noi e di loro una cosa bella e salvarle e non metterle in pericolo per quello che sono, anche se non sono anche uguali a noi per anche una minima cosa, averle sempre messe in sicuro. Beh, io di sicuro sono molto orgoglioso, non me lo sarei mai immaginato. E è una cosa molto bella e mi arriva proprio nel profondo del cuore e sono molto orgoglioso. Per me, cioè, è stata una cosa molto coraggiosa aver salvato centinaia di ebrei durante il periodo della guerra e sono contento di essere sovranipote. E ti chiami Paolo come lui? Sì. È un momento di approfondimento storico sul tema del fascismo e dell'antifascismo e sulla deportazione. È quello che si è svolto nell'aula magna dell'Istituto Superiore Carducci. A parlare ai ragazzi gli storici Antonella e Davide Guarnieri. Un altro incontro per parlare ai ragazzi di temi legati alla giornata della memoria. Oggi si parla di fascismo e antifascismo a Ferrara. Ha qualcosa di particolare questo tema legandolo al territorio ferrarese? Sì, è una giornata importante per noi perché parlare con i ragazzi è fondamentale, quello che cerchiamo di fare tutti noi che siamo impegnati sul campo a Ferrara per parlare di storia, di memoria, di ricordo. È importante perché comprendere che cosa ha significato il fascismo a Ferrara aiuta a comprendere il perché poi di quello che purtroppo è accaduto, cioè la deportazione, sia quella degli antifascisti e dei fascisti, degli antifascisti e degli antinazisti in Europa, sia quella degli ebrei, che è stata molto importante per la nostra città perché questa comunità israelitica era particolarmente importante per Ferrara. L'altro tema affrontato questa mattina nell'aula magna del liceo Carducci davanti agli studenti è stato quello dei deportati politici attraverso le storie, in particolare di quelli ferraresi. È un argomento che oramai una decina d'anni si è iniziato a studiare e si è arrivato anche a stabilire il numero dei deportati politici nei Konzentrationslager, nei KL, come vengono chiamati in maniera abbreviata, che sono stati poco meno di 24.000 gli italiani, ma poi questa è stata una ricerca coordinata dall'Università di Torino su tutto il territorio nazionale, ma poi le ricerche sono andate avanti. Anch'io, per quanto riguarda i ferraresi, ho trovato un altro paio di nomi a ricerche concluse. Ai ragazzi serve questo, serve a far capire cosa è stato, serve a far capire che non erano persone lontane, tanto lontane da loro, e serve a far capire le diverse storie che queste persone hanno avuto. Quello che vorrei cercare di fare io sono delle piccole biografie appunto relative a questi deportati politici ferraresi, che sono stati deportati non solo da Ferrara, anzi non sono stati tanti quelli deportati proprio da Ferrara, ma da tutti quei paesi e città grandi dove erano emigrati semmai per trovare lavoro e per poter continuare a vivere con le loro famiglie. Abbiamo qui dunque la parentesi dedicata alla giornata della memoria e adesso un paio di notizie di cronaca. Servizio straordinario di controllo dell'area GAD da parte dei carabinieri avvenuto ieri. Obiettivo: contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e gli episodi di violenza che ne conseguono. È stato arrestato un giovane di 26 anni di origine nigeriana senza fissa dimora che alla vista dei militari ha tentato la fuga a piedi. Nel frattempo avrebbe gettato per terra 5 dosi di eroina. Una volta raggiunto, i carabinieri sarebbero stati aggrediti dal giovane, poi fermato e arrestato. Nei guai anche un 37enne nato in Tunisia e irregolare in Italia, che con sé aveva una tronchese e una forbice industriale, senza riuscire a specificare le motivazioni per cui stava trasportando questi oggetti. E ci spostiamo a sabato scorso, quando c'è stato il gol di Floccari allo scadere. Centinaia di tifosi spallini in estasi, ma uno di loro proprio in quel momento è finito nei guai con la giustizia. Sabato pomeriggio dunque a Vicenza, dopo la partita di Serie B tra Spal e i Veneti finita 1-1, il personale della Digos ha denunciato un ferrarese di 46 anni per oltraggio e minaccia pubblico ufficiale. Al momento del pareggio, infatti, avvenuto all'ultimo minuto di gioco, secondo la Polizia di Stato, per esultare, alcuni tifosi spallini si sarebbero
arrampicati sulla recinzione del campo. Il personale della Digos, che si trovava in campo nel tentativo di convincerli a non oltrepassare la recinzione, si sarebbero imbattuti nel 46enne, il quale invitava gli agenti, con frasi oltraggiose, a raggiungerlo all'interno della curva del settore ospiti, in cui c'erano centinaia di tifosi. Abbandoniamo così la cronaca, cambiamo argomento, torniamo su una notizia di ieri. Ieri appunto sono state inaugurate le palestre degli istituti Govoni e De Pisis del comune di Ferrara, ma intanto ci sono nuovi lavori che stanno riguardando altri impianti della città. Li vediamo. Il comune di Ferrara, in collaborazione con l'Istituto di Credito Sportivo, ha recentemente portato a termine il restauro delle palestre di due scuole del territorio, la primaria Govoni e la scuola secondaria di primo grado De Pisis di Polotto. Le due strutture, già inaugurate, non sono le uniche su cui tuttavia si è operato. Ve ne saranno altre due coinvolte dai lavori del comune, come anticipato dall'assessore Aldo Modonesi. Abbiamo nel pacchetto di finanziamenti a tasso zero che abbiamo avuto dal credito sportivo, non c'erano solo le due palestre scolastiche della De Pisis di Polotto e della Govoni, ma c'erano anche due interventi su impianti sportivi di base della nostra città. Interventi che abbiamo messo in gara con la fine dell'anno. La scorsa settimana abbiamo fatto le aggiudicazioni provvisorie e i due interventi riguardano il primo, la risistemazione del nostro campo scuola, un intervento da 310.000 euro che ci porterà ad intervenire sulla pista e sugli spogliatoi, e un secondo intervento da 150.000 euro che invece riguarderà il motovelodromo Fausto Coppi, che è chiuso da più di 20 anni, e con questo intervento, che sostanzialmente risistemerà la pista e la renderà nuovamente utilizzabile per gli eventi sportivi, andremo a riaprire e restituire la nostra città. E adesso parliamo di turismo, turismo che è stato da record nel 2016 per l'Emilia Romagna, che registra 52 milioni di presenze e oltre 11 milioni di arrivi appunto in regione. Bene il turismo di Riviera anche con Comacchio, che supera il 40% di clientela straniera, e bene anche il turismo culturale, in flessione invece quello termale. Per il 2017 si punta su prodotti di nicchia. Vediamo. Bene nel 2015, benissimo nel 2016. Continua la crescita del comparto turistico in Emilia-Romagna, che l'anno scorso ha fatto registrare numeri da record con 4,2 milioni di presenze, oltre un milione in più rispetto al 2015, e 10,2 milioni di arrivi. Quello che mi interessa è che è un trend in costante e forte crescita, e davvero noi lo immaginiamo, turismo e cultura, come il petrolio del nostro futuro, ovviamente con le grandi miniere delle manifatture, ma che certamente potranno dare un senso a un nuovo modello di sviluppo che vogliamo introdurre, perché questo costante calo della disoccupazione e contemporaneamente la crescita degli occupati va di pari passo anche nella bontà di alcuni comparti come questo di crescere e saper essere sempre più di traino. A crescere è sia la clientela nazionale, con un più 2,4% di arrivi e l'1,9% di presenze, sia quella internazionale, con più 1,3% di arrivi e 2,7% di presenze, con un particolare incremento dai paesi di lingua tedesca. Segni positivi anche per le città d'arte, l'Appennino e naturalmente per la Riviera, che registra un più 2,4% di arrivi e 1,4% di presenze in più. La crescita dell'internazionalizzazione riguarda anche la Riviera di Comacchio, che grazie alla dotazione di strutture ricettive open air nel periodo gennaio-settembre 2016 ha superato la quota del 40% delle presenze di clientela internazionale. In difficoltà invece il turismo termale a causa di crisi aziendale nelle zone di Salso Maggiore, Poretta e Castrocaro. Proprio oggi la regione ha ceduto a privati le quote in suo possesso delle terme di Castrocaro. Da 10 anni in Emilia-Romagna non si superavano i 50 milioni di presenze, ma la regione non si accontenta e nel 2017 punta sui prodotti di nicchia, dal comparto della Ceramic Land al progetto musica con i festival di Parma e Ravenna, sino al wedding. Che credo in questo momento possano avere un appeal particolarmente rilevante sui mercati internazionali, come ad esempio quello legato al wedding, cioè ci sono sempre più coppie, soprattutto nei mercati inglesi ma anche statunitensi, che scelgono l'Italia per sposarsi, e in questa logica appunto di valorizzazione del brand Italia
per il proprio patrimonio artistico, culturale, per i siti straordinari che sono scelti sempre di più appunto da giovani coppie che intendono sposarsi nel nostro paese, credo che la nostra regione possa dare un contributo importante e quindi ricavarsi uno spazio di mercato anche in questo prodotto. Dunque, se l'Emilia Romagna è record per il turismo, proseguono però anche tante iniziative di solidarietà che partono dall'Emilia Romagna e da Ferrara verso il centro Italia e verso le popolazioni colpite dal terremoto. Tra le associazioni operative ricordiamo anche la Onlus Vola nel Cuore, che sta seguendo alcune località delle Marche e di cui ci ha parlato il presidente Tiziano Menabò. 8 volte siamo stati giù. 8 volte trasportando beni materiali sia umani che animali, perché davanti a una catastrofe del genere sicuramente insomma non si può fare una selezione, nel senso che si aiuta tutto quello che si può. In più, prima di Natale abbiamo fatto diverse attività con i bambini all'interno dei campi dove abbiamo aperto. Ah, perfetto. No, cioè stanno scorrendo le immagini, così intanto ci puoi anche commentare quello che vediamo. Certo, sì, questa è una cartina dove praticamente noi abbiamo localizzato i luoghi dove siamo passati, dove stiamo mantenendo i rapporti con la popolazione, dove stiamo portando degli aiuti, dove stiamo cercando anche di sviluppare un progetto per consegnare a una comunità una struttura dove i bambini possono anche ritrovarsi a giocare, perché poi il problema è che si perde anche l'unità del paese. E questa è un'iniziativa che abbiamo fatto, abbiamo consegnato a 5 campi delle letterine di Babbo Natale dove i bambini potevano esprimersi. E l'essenzialità della comunicazione dei bambini è straordinaria, perché in 2 parole ti dicono quello che in realtà un telegiornale può spiegare in mezz'ora. E ci sono delle lettere che sono struggenti, immagino. Sì, rivoglio la casa, chiedi a Babbo Natale di portar via il terremoto. Quindi queste sono varie attività, questi sono degli amici del Villaggio Azzurro dell'Aeronautica che hanno acquistato del materiale appunto per delle famiglie. Questo è uno dei momenti dentro una tenda pneumatica dove abbiamo fatto appunto gli alberi di Natale. E complimenti anche loro per queste belle iniziative. Siamo in chiusura, vi ricordo come sempre il nostro sito internet telestense.it per queste altre notizie e con la possibilità anche di seguirci tramite social con Facebook, Twitter e YouTube. Ancora una volta dunque grazie per averci seguito anche in questa serata e appuntamento alla prossima edizione.